Il 19 luglio 1937 fu inaugurata a Monaco una mostra d'arte che valeva proprio la pena visitare. Si potevano ammirare artisti tra i più innovatori del panorama europeo, come Paul Klee, Otto Müller, Mondrian, Chagall e Kandinsky. C'era però qualcosa di strano. Alle pareti, tra un quadro e l'altro, si leggevano delle frasi decisamente particolari. Le opere di queste avanguardie, insieme a quelle di ebrei ed oppositori politici, erano, secondo il regime, offensive nei confronti della razza ariana. Quest'arte degenerata doveva quindi essere bandita e messa alla pubblica gogna in tutto il paese. Il nazismo era ben consapevole della forza dell'arte e la utilizzò anche come strumento di propaganda, organizzando diverse mostre e girando, tra le altre cose, un finto documentario sulla vita nel campo di concentramento di Theresienstadt. Lo scopo del documentario era quello di convincere la comunità internazionale dell'idea, falsa, del benessere degli ebrei all'interno dei campi e, allo stesso tempo, accrescere il sentimento antiebraico. Le riprese furono affidate al regista ebreo Kurt Gerron e protagonisti obbligati furono artisti, scrittori, musicisti e poeti ebrei che vennero poi deportati ad Auschwitz. L'arte, nella sua universalità, fu anche strumento di resistenza e denuncia delle vittime. Alcuni sopravvissuti raccontano infatti quanto sia stato importante continuare a sentirsi umani, creando, ricordando o anche solo immaginando musiche, poesie e disegni, persino nei campi di sterminio. In Vita o teatro? Una raccolta di centinaia di dipinti, accompagnati da testi e musiche, la giovane artista Charlotte Salomon racconta la sua esistenza fino a qualche giorno dalla deportazione. Morta ad Auschwitz a 26 anni, le sopravvive il suo lavoro, che, ancora oggi, riflette la sua personalità unica, la riscatta dalla figura di vittima e regala a noi un esempio di come l'arte possa restituire quella dignità che il nazismo cercava ad ogni costo di negare.